accettato, Paolo, mentre stavi in giro per gli stand? Come sta andando? Beh, bene, mi sembra, intanto dopo 2 anni, rivederci tutti insieme, rivedere attività è una cosa già brillante. E poi, insomma, mi sembra bene, vedo facce contente, questa è la cosa principale, questa è la cosa più importante. Mi sembrano tutti anche molto ottimisti, questo fa piacere a noi di MHR, perché vogliamo essere la voce e speriamo sempre la voce dell'ottimismo per quanto riguarda il settore turistico. Lo siete, sempre. E però vedo anche molta gente proiettata proprio nel futuro, con molto entusiasmo. Sì, guarda, gli ultimi sensazioni che ci sono state, gli ultimi messaggi che arrivano dal mercato sembrano molto buoni, quindi io albergatori alla fine sono dei grandi ottimisti, non dimentichiamoci che noi facciamo un lavoro bellissimo, cioè stiamo con la gente felice, ospitiamo e abbiamo sempre i nostri alberghi la gente felice, quindi noi siamo delle persone felici e quando tutto va bene, quando i clienti, i turisti, ma non solo, i businessmen, tutti si rimuovono un'attività, si rimuove il mondo ed è chiaro che c'è grande ottimismo e grande voglia di migliorare e di crescere. Vi state comportando in un modo un po' diverso rispetto agli anni pre-pandemia verso i vostri clienti? Avete adottato nuove strategie? Guarda, strategie certamente, allora, un cliente è un cliente diverso. Intanto è un cliente che vuole certezze di non rimanere intrappolato e quindi è un cliente che chiede ancora quali sono i protocolli che vengono utilizzati nel paese, perché ha paura di rimanere, non ha paura del Covid, ma ha paura di rimanere intrappolato nel paese. Quindi noi stiamo tranquillizzando e abbiamo naturalmente fatto tutte le convenzioni perché tutti ci chiedono il tampone per poter rientrare e commercialmente cerchiamo di dare tranquillità, di fargli capire che comunque questa è sempre stata l'Italia e Roma una destinazione sicura e i clienti rispondono in maniera veramente positiva. Ci state riuscendo allora? Sì, assolutamente. Grazie mille, buon Albergatore Day, ci rivediamo al prossimo giro. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao, grazie a te, ciao.